Nulla di grave. Ci siamo. Ciao ragazzi, oggi andiamo in retro gaming pazzesco, retro gaming poderoso. Vediamo se quanto c'è ancora da fare, perché potremmo averlo finito. Potremmo averlo finito, eh. Sembra strano. No, no, come vuoi concedere? No, no, non voglio. No, no, voglio andare avanti. Come? Ma come? Ma come voglio resettare? No. Ma no, io voglio. Ma no, ma no, ma assolutamente no. Non voglio resettare le stelle, scusa, non voglio resettare le stelle, ma no. Ma resettare le stelle è un disastro. Oh boia. Sì, l'avevo messo nei finiti, ma. Fatemi provare una cosa, ragazzi. Ma sì, tanto chi se ne frega della difficoltà, non importa. Cavolo, è brutta sta cosa. Non mi dirto a tennis, ecco qua. Facciamo la nostra tanto. Tanto amata. Come si fa? Siamo la nostra mitica. Ma come si fa a cancellare? Ah, sto cancellando il mondo! Boia. No, in realtà non ancora, non ancora, non ho ancora deciso, in realtà. Neanche la creo. Già. Fatemi provare. Non ho ancora deciso. Penso di farla giapponese. Tennis, sì, come no. Come posso chiamarla? Che non sia bannabile, eh? Che non sia bannabile. Wakame. Peppe Nedur, non so se ci sta, eh? Allora, ci provo, dubito, eh. Ci sta, ci sta, ci sta. Wakame, la famosa Wakame Peppe Nedur, è fantastica, Wakame Peppe Nedur. Nato l'1-1-2000. 2003, ecco qua. Aspettate, ragazzi, ve la dico io la data. Allora, da finale Champions 2003, ecco qua, facciamoci una bella finale. Allora, 28 maggio 2003, oh, ok, 28 maggio 2003, perfetto, 28 maggio 2003, ragazzi, perfetto. Allora, che bello, 28 maggio 2003, nata in una bella giornata, bellissima giornata, ok. È giapponese, lei non ne frega nulla del calcio, ma ok. No, dove, non c'è Giappone, ragazzi. Come non c'è Giappone? Mi stai dicendo che in Giappone non sanno cos'è il tennis? Ah, Nord America, Sud America, Asia. Ah, Peppe Nedu, certo, è famosissimo. Peppe Nedu, un cognome tipico giapponese. Giappone, esatto, Wakame Peppe Nedu, giapponese. Giocatore base, ecco qua. Come veloce a caricare, eh? Mamma mia. Marcello, che velocità, wow, ecco, uno, no, no, così, così, è tipica, c'ha proprio quella faccia da giapponese, mamma mia, Marcello, perché non è scattato, pure giusto, Mia, ecco, Marcello! mano dominante destra, sì, non facciamo, muscoli, muscoli, nah, non ha muscoli, meno, è dolce, delicata, lei, è dolce, delicata, altezza, è già tanto perso con 80 peso, oh, più magra, tonalità della pelle. Rosa così è carino però. Vuoi farlo un po' più... così. Stile servizio, no, lascia tutto uguale. Lascia stare, tutto a posto, tutto a posto. Perfetto. Abbiamo la... Peppe Nedu, sì, altezza. No. Altezza. Molto giapponese, colore degli occhi, ovviamente. I tipici... No. Tipici occhi viola, no? Perché si sa che gli occhi viola sono... Ah, ok, buona idea, buona idea. Mica male la tua proposta. Beh, va bene così, dai, tanto va bene. Ok, capelli, solo capelli, ultima cosa. Non perdiamo 30 anni per questa. Stile i capelli, ok. No. No, con le dreadlock, no. Ecco, così, così, così. Ecco qua. Eccola qua, perfetta. Oh boia. Beh, ci sta, ci sta. No, è troppo mossa, troppo mossa. Ciao, faccio bionda, ho già capito che mi tocca fare la bionda. Ecco qua. Bionda. Così, perfetta, ragazzi, perfetta. Così abbiamo anche secondo personaggio. In realtà no, è solo per provare com'è, non è, in realtà
È solo perché io sono deluso che non posso portare le mie stelle al top. Io volevo fare tipo stelle pazzesche. Benvenuti. Challenger Australia. Non mi sa che è la stessa identica cosa, solo che sono le femmine. Ciao Lea. Ciao Lea. Io sono Hit, il tuo allenatore per il tuo. Pazzesco. No, ma non voglio rifarmi nuovo tutto. Voglio solo vedere com'è. Torneo di vantaggio, serie vantaggio Cina. Bellissimo. Andiamo fino a lì, magari. Muovi. So già come si funziona il gioco. So già come funziona. Facciamo 3, così faccio poi 2. Siamo in Giappone, fra l'altro. Ha molto senso che lei parte dal Giappone, già essendo giapponese. Oh, posso anche fare livello 3, ma che figata è? Ma che figata è? Posso fare anche livello 3, quindi uno può potenziarsi di più. Sì, è giapponese con gli occhi azzurri, ovviamente. Tipica giapponese con gli occhi azzurri e... No, occhi viola e capelli biondi, no? Come tutte le giapponesi, no? Famosissime. Ah, ok, fantastico. Sentiamo emozionata. Sto gioco è sempre bello, però ci sono rimasto male per sta cosa. Speravo veramente di poter fare... Aspetta. Ecco i punti. Speravo davvero di poter fare una cosa incredibile, invece. Vabbè, i punti ci sono, eh. Ok. È vinta, è vinta. Yeah! Sbagliato. Oh. Troppo tardi. Vai, ci siamo. Schiaccia, schiaccia. Mamma mia, potentissima lei. Mancata. Va bene, va bene. Troppi colpi addosso. Amanda lì, ma più o meno, ma sai che in effetti un po' di somiglianza c'è? Non pensavo, ma in effetti, non lo escludo, non lo escludo. Oggi comunque sarà breve la parte su Virtua Tennis, sarà breve. Partiamo, vedete. Perché è già a livello 24? Boh, non lo capisco sta cosa. Non la capisco. Perché ha già i valori alti. E la sua prima stagione ha i valori alti. Non capisco, onestamente, non capisco. Vabbè, vediamo. Fatemi vedere se abbiamo la possibilità di... Mio club, valutazione. Ok, fatemi vedere, perché voglio solo capire quanto cambia... Perché sembra che ci abbiamo già anche i soldi, cioè ci abbiamo tutto, cioè, allucinante. Compagni di doppio. Wakame Peppenero. Vicky Virni, Vicky Virni. Oggi ho scritto all'amico, mi auguro di non lasciare il portafoglio con i documenti e la valigia, rispettiva a Roma, non mi ha chiesto perché. Non c'è, sono fottuto la vita perché non posso più rifare. Eh già, un bel dramma. Ma no, ma perché devi dimenticartelo? No, non te lo dimentichi. Colpo, gran colpo, perfetto, gran colpo. Altrimenti si poteva fare sotto rete con diritto potente. Anche questo ci può stare. Questa qua ci sta, diritto potente, poi. Catalogo accessori. Possiamo anche cambiare il vestito. No, preparo il bordello la sera prima. Meno male. Ma segnati tutto e non rischiare. No, non rischiare veramente. Ah, sì, al cavolo. No, tutto bloccato. Tutto bloccato. Usciamo. Borsello. Ah, avevo letto il bordello. Io pensavo, ah, fa casino, fa burdeo. Invece no. Invece no. Era il borsello. Ok. Ok, andiamo a fare il ventilato questo qua. Ma tastiere minuscole, ne so qualcosa, ne so qualcosa di tastiere minuscole, fidati, ne so qualcosa, guarda, veramente ne so qualcosa. Anch'io scrivo, è piccolino anche il mio cellulare, non è che sia una roba grande. Ok. Forza vento. Devo colpire i palloncini. Ehi, testa di trapano! Sì, devo... Ah, devo andare in combo, capito? Ah, oh, bello, ho fatto punti, ma non va. Ho capito come funziona. Non è una gran modalità questa. Ok. Sto rompendo i palloncini. Vento è troppo forte. Beccati questo. Bonus cambio. Si sono scambiate. I grandi scambi. Ah, l'ho battuta. Ma no, non devo batterla. Testa di trapano. Ciao Stefano, sei il primo a riscattare. Grande, grande Stefano. Grandissimo. Come va? Come va la tua giornata? Stiamo facendo il tennis, stavolta al femminile.
Ha detto mamma che prima devo dire così. No, però se non si paga l'affitto è una buona cosa. Una buona cosa. Quindi il signor Pasquale c'ha pure i genitori. Beato lui. Beato lui. Tanta roba. Ok. Ci sta bene, ci sta bene. Oh, l'ho fatto scoppiare il palloncino. Signorina, signorina. Successo, successo. Cosa sono ste mod fighissime? Mamma mia, che belle! Principè! Non sono mica brutte! Non sono mica brutte, sono veramente belle! Belle moto, veramente, mi è piaciuto. Promosse, 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 promosse. Però adesso mi sta rompendo il coso. No, mi ha aperto il canale di un'altra persona! Mamma mia! Aspetta, devo mettere una delle mie, altrimenti qui mi sta impazzendo il coso. Ecco, ok. Mi si parla. Basta! Aspetta, se non premo qualcosa. Ecco fatto, ok. Niente, vabbè, mi si è piantato lo schermo, la cosa, devi seguire Jack Lone Max. No, non devo seguire Jack Lone Max, sono io Jack Lone Max, poi a Faust. Sono io, dai. Allora, stiamo provando la carriera femminile e purtroppo non vedo dei grossi, grandi differenze, onestamente, a parte il fatto che... Sì, mandiamola qua. Ok, ci siamo riposati, condizione migliorata. Altrimenti poi proverò col mio giocatore. 2-2. Devo prendere una da uno. Ecco qua, carta una mossa. Sono un po' deluso, devo dire la verità. Mi aspettavo che continuasse. Dopo... Mi sembrava che avesse un tuono qui da me. Va bene, glielo chiedo, glielo chiedo. Che tempo fa stasera a Vicenza? Per stasera, a Vicenza Veneto, è previsto cielo parzialmente nuvoloso, con una temperatura di circa 8 gradi Celsius. 8 gradi Celsius. Beh, non sembra male, Stefano, non sembra niente male. Eccola, Virni, Vicky Virni, Vicky Virni. Contro Wakame Peppe Nendu, la mitica Wakame Peppe Nendu. 8 gradi, sì, ma si gela, anche ieri sera da me, si gelava, si gelava. Affrontiamo la nostra compagna di squadra. Che cattiveria. Ma poi lei è mezza svestita, noi siamo coperte, cavolo. La nostra è soft, ora si veste tutta come per andare al mare. Ok. 30-0. Wakame Pepe Nedu top. Ops. Fallo. Sono pochi, lo so, è calata la temperatura. Non ce la fa a starmi dietro. Cavolo, hai ragione, sembra Amanda. Porco cane, c'ha ragione Ema. C'ha ragione Ema. Non c'ha per niente torto. Potentissimo, abbiamo vinto, beh. Stringe la mano e dice, beh, ciao, bella gioia, come stai? Sogno vivo, dicevo Ema, c'hai ragione, sembra Amanda. Amanda lì, sembra, c'hai ragione. Welcome to Penedu. Titolo gioco. Se dopo volete, ragazzi, facciamo un po' di Gartic Show, Vediamo un po' se c'è qualcuno, se c'è qualcun altro. Perché solo in due non ha senso. Se c'è qualcun altro che vuole unirsi, dopo lo facciamo, Con piacere. Facciamo assolutamente. Ok, perfetto, direi che ci siamo. Allora, ricompensa base. Condizione calata, giustamente. Siamo in Cina, ragazzi. Qui c'è il simbolo di Twitter, ma noi andiamo a riposarci. Cavolo, io speravo fosse in più stagioni. Ecco qua. 4 per forza, non possiamo fare altro. Incontri fan, saliamo un po' di stelle. Ah, io sto vedendo una che è andata a vivere. Popa Gangan, Popa Gangan, Popa Gangan. Bello, bello, bel nome. Popa Gangan. Ok. Questo posto qua o questo? Andrei qua così piglio qualcosa di utile. Mi piglio la carta, una mossa. Utilissimo. Ora c'è il bivio, ragazzi, c'è il bivio del secolo. Il bivio Faust. Ecco qua. Vai, basta questi tornei, dai, su. Fatemi giocare. Ho già capito come si fa. Allora, dobbiamo andare su. In realtà, andiamo su così ci alleniamo. Muovi. Serie 4. Andiamo lì. Andiamo lì. Livello 4 allenamento. Dai, dobbiamo fare gli allenamenti pazzeschi. Comunque è bella la cosa. Io ho il personaggio forte, grazie al mio personaggio maschile. Forte lei, vabbè. Meglio così. La penina sono un omino del Wii. Vero, Stefano? Vero?
Vero che buongiorno, ci somiglia? Sì. Bravo, bravo. Hai ragione, io ho la Wii. Però poi mi vedrete testarla. Peccato che c'è ste cavolo di batterie scomodissime. La Wii. Il telecomando. Gran colpo. Comunque oggi è giornata Play 3, ragazzi. Il controllo della Play 3. Ops. Oro, questo vale di più. Non ce l'ho fatta. Pazzesco, ce la facciamo, dai. Mi sento ispirato. Ho poco tempo, però ce la posso ancora fare, dai. 15 secondi. Ops. Schifezza questa. Ecco, vai. Bellissimo, dai. Oh no, non ce la fa. Non ce la fa, non ci credo che non ce la fa. Per pochi punti, è bello. È come quello della... Sembra uno della Play 2, sembra, però ha ste robe spuntose, esatto. Esatto. Piccolino rispetto a quello della... Ma è andato male, dice, è andato male l'allenamento. Partiamo bene, proprio bene. Beh, è andata così. Vediamo se entra ancora qualcuno tipo Raffaele o Valerio. Ci mettiamo poi su Gartic, dai, ci mettiamo su Gartic. Oh, c'è un torneo professionale, fantastico. Facciamo il torneo. Peppe Nendu contro l'amigata, giapponese contro giapponese. Soravella, andiamo bene. Te lo dico io, andiamo bene. Ah, Stefano, un nuovo suono che puoi usare anche te. Andiamo bene, proprio bene. Oh, grazie. Questo grazie, ringrazio Stefano che mi ha aiutato a fare il sound. Mille, grazie per il follow. Oh, grazie per il follow. Benvenuto tra i leoni. Ecco. Affrontiamo Peppe Nendu, dai. Peppe Nendu. Peppe Nendu. Wakame Peppe Nendu. È più giapponese del mondo. È di origini, credo, sarde. No, come è rientrato? No, spero di no, Emma. Spero di no. Assolutamente, non lo voglio più rivedere. Assolutamente. Per carità. Assolutamente, il mio incubo ormai, ma il mio incubo quello, guarda. C'ho passato due giornate da incubo. Per poi capire che non era neanche reale, cioè non era neanche vero, non era, ma porco cane, io ci credevo. Io ci ho creduto. Lo so. 0-15. Sentite che suoni. Yeah! Lo sentite proprio il momento. Sì. Ah, perché aveva pure WhatsApp il signor Flavio, ma moia Faust. Non sapevo neanche che ce l'avesse. Oh, grazie. Grazie mille. Cioè, io a me aveva scritto su Google Chat. Porco cane. Google Chat. Vedi conto. Una cosa che già uso male, uso poco volentieri, figurati. Schiaccia! Ma no. Intanto ultimamente mi stai anche impazzendo. Ok, perfetto. No, il cellulare. Ok. Stringono la mano, dice, ma ciao, bella gioia, sono Mandalirio. Google Chat. Non è Google in chat, si chiama Google Chat. Non voglio dirlo troppo perché. È una app di Google. Ok. Serve per mandarsi messaggi. È una chat. Non pensavo che la conosci, tu conosci tutto. Bennett o Siamionau. Affrontiamo Peppe Nendu contro Siamionau. Che bei nomi, Wakame Peppe Nendu, loderà il sole. Ecco qua. Jack Leone Max. Hai mai lodato il sole? Giulia Siamionau. Mamma mia, Giulia. La signorina Giulia. Adesso colpiamo Giulia. 15-0. Stang, ecco qua. Giulia, quella di Tekken. Io hanno messo Tekken 6. Avevano detto che era la versione Play 3. E invece la versione PSP
Che infatti è molto tagliuzzata, non ha la modalità bella. Non fa niente se dici una rogna che parte e non dice. Sì, non lo dico, non lo dico. Non lo dico, assolutamente, non lo dico, non lo dico. Hai ragione, se lo dico non fa nulla. Incredibile. Gioco giocatore 1. Stiamo sconfiggendo, stiamo dissando. Giulia, siamo now, noi non puoi batterci perché io sono Wacom Peppeneddu, la regina del mondo del tennis. Ciao Gasmison, stiamo testando Virtua Tennis 4. Ciao Steven, che bello vederti, come va Steven? Ciao, come stai, faccio un tautino anche se poi tu sei più attivo su YouTube, ma magari... Ah no, sei anche attivo su Twitch, benissimo, benissimo. Come stai, Steven? Un piacere vederti, ciao Gasmison. Benvenuti ragazzi, oggi stiamo facendo Retro Gameplay 3 e sto testando com'è la post-carriera femminile di Virtua Tennis 4. Come potete sentire è molto chiassosa. E poi Infamous è una bella perla. Ce l'ho nella Wii, ma pensa a te. Già, sì, giusto che girava un po'. Io l'ho comprato di recente il 4, l'ho comprato di recente come gioco. Ma ci sono rimasto male che dopo 4 stagioni mi ha mollato tutto. Nel 3 avevi la carriera di 15 anni, mi pare, 15 anni di fila. E qua in solo 4 stagioni. E poi te la resetta. E mi spiace come cosa. Attenzione che arriva o gattone, Blitz. Tanto qua siamo contro la prima del gioco, primo torneo del gioco. Eccolo qua. Ciao Blitz. Non posso metterla a gatto cam, poi vi spiego il motivo. Sì, è una fregatura. Ci sono rimasto male perché nel 3 era infinita quasi. Ragazzi, pubblicità, non pubblicità, perché non è una pubblicità, ho voglia di Ratchet Tac. Non è una pubblicità, eh. È grande la Juve degli anni 80, mamma mia. Mamma mia la Juve degli anni 80, fortissima. Grande Steve, congratulazioni. Allora, ti metto questa per festeggiare. Che compriamo. A me interessa questo oggi, ragazzi. Stavo raccontando che hanno messo sulla PlayStation 4, hanno messo nei giochi del Plus Tekken 6, però è la versione PSP e non la versione PS3, purtroppo. E guardate qua cosa c'è qua che ci aspetta dopo. Infamous, gioco veramente bistrattato e dimenticato, un capolavoro di gioco, lo dico sempre, un capolavoro, è un capolavoro assoluto, veramente. Veramente bellissimo il buon Infamous. Ecco, Peppeneddu, abbiamo una ragazza giapponese che si chiama Wakame Peppeneddu, famosissimo cognome giapponese. Le tue stelle per qualificarti in Cina. Dai, andiamo a vedere se andiamo in Cina. Andiamo a curarci, ci cioè fanno il massaggino a... Ah, non è un hotel questo. Non riuscivo a capire. Questo è un giocone. Ho problemi, ma poi un proprio gioco pazzesco, veramente fa un vedere giocone. Che però quando riparti, anche se ti resetta le stelle, ti dà le cose. Io ho fatto un nuovo personaggio e mi ha dato, senza che lo sapessi, mi ha dato le statistiche del mio personaggio precedente. È stranissima sta cosa. Oh, ma una partita di allenamento in coppia. Saremo con questa ragazza qua di prima. Con la Vicky Virmi. Vicky Virmi che va in giro scollata, sembra che vada al mare. Cioè, sembra che sia al mare, se ne sta in bikini questa qua, a giocare. Contro Maki Arai e Yuri Namigata. Tutte giapponesi, ma queste sono giapponesi vere, non come la nostra Amanda Lear praticamente. Cioè, è Amanda Lear. Dracarys. E niente, io mi diverto sempre, ragazzi. Martedì ero con la TV KO. Sì, è assolutamente vero. Io i giochi della Sega sono belli anche per quello. Ad esempio i Virtua Fighter sono sempre stati molto belli proprio perché hanno queste feature, questa sorta di ladder di carriera che scala. Progenitore delle ladder online, le ladder online che ti fai in tanti altri giochi oggi. Sono un progenitore di tutto. Tu cosa stai giocando in questo periodo, Gasmison, se posso chiedere? Se posso chiederti cosa... Magari riesco a trovare un'altra patch, ma sai che secondo me le trovi, le patch? Sicuramente ti trovi qualcosa di buono. Anche perché veramente ormai le patch ce ne sono di tanti tipi e molto belle. Poi non penso che ci sarà solo quella degli anni 80, l'avranno fatta anche... Io ho visto che c'erano alcune patch, ma erano a pagamento. Erano a pagamento. Ho visto su YouTube delle patch bellissime, ma erano a pagamento. Dovevi pagare non so quanto, tipo 10 euro, per avere la patch. Sentiamo la frase, va bene, va bene. Glielo chiedo, scusami, hai ragione. Alexa, Dracarys. Ok? Alexa, Dracarys. Il fuoco non uccide un drago,
fuoco non uccide un drago. Già. È tutto vero. Non è mica come le debolezze del primo film di Mortal Kombat, ve lo ricordate? Il ghiaccio contro quello di ghiaccio, il fuoco contro quello di fuoco, non ha senso che tu sconfiggi col fuoco Scorpion, non ha proprio senso. Non ha proprio senso. Hanno vinto per tenere due dirmi. Adesso non lo so. Eccoci qua. Mi spiace che alla seconda volta che ci giochi ti resetta le stelle, perché ci sono anche dei trofei legati alle stelle. Siamo saliti alla stella nascente con Wakame e Peppe Nedu. Mamma mia, potentissima. Ah, lo stesso campionato. Vabbè, ma va bene farlo con la Samp. Per me la Samp è interessante. Era la Samp prima del boom pazzesco. Quindi era proprio quella Samp precedente. Mica male. Ti recherai a Shanghai? Sei pronta? Sì. Io, ragazzi, il top lo sto dando in sta carriera del bar del Lecce su FIFA 2000. Stanno succedendo delle cose clamorose. Ci sono stata una partita con 11 gol fra Lecce e Perugia, cioè 11 gol, da tutte le direzioni. È emozionante, devo dire che mi piace tanto, ma mi piace veramente tanto. Ok, andiamo qua. Allenamento di livello 3. Vedi che ad esempio mi dà già il terzo livello, cosa che quando fai col primo personaggio non te lo fa fare. E invece con questo puoi. Che partitona. Sì, infatti, ma se l'hai vista. Oggi ho pubblicato per errore in anticipo, dovevo pubblicare alle 14, mi si è sfasata la premiere e si è autoannullata, quindi... No, il battimuro non lo so fare. Aia! Oh, contro il mio stesso muro! E se lo faccio per loro il battimuro, ma... me l'ha fatta perfetta. Ma porco can. Vedete che mi faccio frego da solo. Il battigol. Mi frego da solo. No. Ma mi fa ste palle così. Ma è bravissima. Ho la fortuna. Ma porco can. Non è giusta sta cosa. Cioè, alcune sono anche sbilanciate, ma poi io volevo fare il pulcino, non ho mai più trovato il pulcino come gioco, mai più trovato il pulcino. Vai. Non riuscito, lo so, ho fatto 0 punti, una schifezza. Male, sta andando tutto male. Fra 4-6 minuti è online la diretta di ieri su YouTube. Non ne va dritta 1, cosa è successo che non andava dritta 1? Ma l'hai detto? Sta andando tutto male, sta andando tutto male. Parteciperò al prossimo torneo serie vantaggio. Sì, non vedo di giocare contro di te. Grazie, Vicky. Io voglio andare qua. Andiamo. Facciamo qua. Così pigliamo una carta a riposo. E non ci potenziamo prima del torneo. Ok, si va. Altro potenziamento di riposo. L'hotel di lusso. Tanta roba. Siamo pronti per il torneo, ragazzi. Non vedo l'ora di cominciare il torneo. Beckingham, bel non cognome questo. Beckingham, sono tutti i personaggi inventati, Ok, andiamo. Torneo a Shanghai. Facciamoci questo oggi, poi modificheremo. Comunque intanto è un gran gioco, devo dire la verità, è un gran gioco questo di tennis. RDR2, bellissimo Red Dead Redemption 2. Lo gioco per ragione man mano il compendio, il retro gaming con l'emulazione, il retro gaming sempre valido. Un po' di arcade, giochi PSU, ISS Pro 2 anch'io, ISS Pro 2 anch'io, mondiale col Portogallo che l'ho pubblicato oggi. Ma il tempo è ridotto, guardate, ti capisco, io faccio fatica a giocare fuori dalla live, anch'io, dico, ma quando gioco? Cioè, io ieri ero sfinito, sono andato a letto alle 21.40, roba da vecchi, veramente, eppure, non so farci niente. Tre giornate stressanti anche per i problemi che ho avuto alla TV. Ce l'ho in garanzia e non me la fanno gratis. Cioè, che senso ha avere una garanzia di 2 anni se devi pagare l'intervento del tecnico? Cioè, non ha senso, capite che non ha senso. Il tecnico viene a casa perché la tua TV è piccola, 43 pollici è piccola. 43 pollici è piccola per loro, cioè 44 è grande, 43 è piccola. Certo, io ho sentito dire, è la TV piccola, cavolo, una 4K. La faccia della piccola. Cioè, è nuova.
Questa musica mi ricorda quel livello di Mario Kart 64. Ci assomiglia, un po' alla lontana. Sembra veramente una musica da Mario Kart questa. Streamer hanno chiudato con gli alert. Si è disattivato. Ma chi se ne degli alert? Anche senza gli alert la live va bene lo stesso. Ho visto una grande con due grandi doti. Bene, bene. Ma dove, dove? A portare grosse difficoltà, grosse novità del gioco in Italia mi pare difficile che accada. Paradossalmente c'è il primo virtual tennis per Link arriverà migliore. Lo so, è difficilissimo superare, quando crei qualcosa. Ma per me il 3 era veramente bellissimo, il 3. Il 4, come vedete, ha questo piccolo problemino. Che dopo 4 stagioni termina tutto. E poi il 3 aveva delle cose più divertenti, cioè... Aveva quelle dello schivare la frutta, erano veramente fenomenali. Grandi doti! Oltre a essere più imprevedibile, mentre il 4 te lo sai già cosa devi fare. Vai in giro, esplori, fai tornei. E poi finisce. Io speravo ci fosse stagione 2, invece niente. Quindi sarà l'ultima volta che mi vedrete sul gioco di tennis oggi. Però brava, brava, guarda, si danno la mano. Bel torneo, abbiamo battuto Vicky Virmi. Il tema è messaggio. Sì, infatti fra poco cambiamo gioco, Stefano. Fra poco cambiamo gioco, assolutamente. Cambiamo gioco brevissimo. Però affrontiamo Beckenham in finale. No, non Beckham, Non è David Beckham. Vediamo come si chiama la Beckenham. Si chiama... Me lo dice. È una cosa bella che ci sono i giocatori creati, è una cosa molto bella. Quando me lo dirà, lo saprò. Amy. Bellissimo nome, Amy. Bellissimo nome, Amy. Quelle hanno fatte tutte bellissime, cavolo, sembrano delle modelle, cavolo, alla faccia delle giocatrici. Ok, 15-0. Vai. 30-0. Poi mi fermerò qua con il gioco di tennis, peccato perché ci avrei giocato di più se avessi avuto la possibilità, ma... O poi magari si potrebbe portare per le sfide, Con tante cose da fare. Dai, Wakame. Bel colpo. 1-0. Guardate il diritto potente come carica. La sto caricando al massimo per fare la mossa finale, potente. Vabbè. Che cattiveria. Mamma mia. È affamata di vittoria, Wakame. Peppe Nedu. Dai che siamo a ciao. Dietro potente. Ancora, ancora. Davvero un peccato. Ho avuto la carriera infinita. Anch'io, anch'io. Ci sono rimasto male. Pensavo di fare carriere infinite, anch'io. Però almeno puoi riprendere il tuo personaggio e potenziarlo di più, visto che comunque ho perso delle cose io per colpa di del fatto che non era forte come altri, ne ho perse alcune cose. Strata di mano, siamo campioni dell'Infinity Series, avanti al Series. È andata bene, dai. In Cina. Però non era Shanghai questa, mi sa. Wakame Peppe Nebu, benissimo. Brava Wakame. Ok. Nuove stelline. Ciao Valerio! Fatemi sapere se avete voglia di vedere quel gioco di ieri, che era... Come si chiama? Non Slither. Si chiama Gartic Show. Se volete vederlo anche oggi... Un terribile Jack Lone Max, veramente. Sì, Megalovania è bella. Grande Valerio, fai bene. Terzo, grandissimo. Ma guardate che manca il secondo, mi sa, oggi. Perché ho visto solo il primo. La prossima volta c'è il torneo nel Mar Asiatico, vabbè. Tanta roba. Congratulazioni, hai vinto, ma non succederà ancora. Succederà sempre, tipo. Cara Virmi. Ciao, attualmente sono molto intenso. Abbiamo fatto la signorina. Wakame Peppe Nedu. Abbiamo anche sbloccato qualcosa, spero. GS, sì. Gartic Show, sì, vorrei farlo, anche se oggi non c'è il campione, che è Alex,
Vi passo la classifica di ieri. Faccio la classifica di ieri, che l'ho fatta, l'ho segnata oggi. La classifica di ieri era questa. Allora, secondo, fate finta di prendere il terzo. Esatto, esatto. Va bene, ragazzi, facciamo una breve pausa fra un gioco e l'altro. Poi mi vedrete a Medical Emergency. Adesso andiamo a fare questa missione, che è molto carino. Grazie per il lurk, certo, certo, con piacere. Poi raccontaci le tue avventure su Odyssey. Io sono sempre fermo, che ieri sera mi sono addormentato alle 21.40. Veramente scandaloso che sono crollato subito. Veramente scandaloso, perché... E stiamo facendo i tubi, stiamo facendo i cattivi, quindi guarda. Vedi, vedi, ah, picchia la gente per strada. Ok, stiamo facendo la modalità col karma negativo. E quindi tutte le azioni malvagie ti fanno aumentare il tuo potere. Tipo, vedi, puoi far così. Ho sbagliato, non così. Ma questo qui è per ribaltare. Beh, era già elettrificata, quindi non c'era molto da fare. Va bene, andiamo avanti. È molto bello come gioco, eh. Si sente basso o sbaglio? Sì, si sente basso. No, si è frizzato tutto. Hai ragione, hai ragione. Adesso dovrebbe essere a posto, però. Si sente adesso, eh? Mi confermate che si sente? Non c'è molto audio, c'è solo lui che rotola. Vi spiego il motivo. L'audio non viene dalla Capture, viene dalla mia TV. Altrimenti sentite questo suono qua brutale che non vi voglio far sentire. Perché... L'audio viene da TV. Sì, è vero, è basso. Pensiamo un po'. Boia fa. Adesso si sente, dai. L'ho detto, non posso farvi sentire quell'audio lì, mi uccide l'orecchio veramente. Ah, mi ammazzano, ma io me ne vado e me ne frego altamente. Questo qui era uno dei tanti cloni di GTA, ma un po' diverso, un po' diverso. Guarda, guarda, sei cattivo qua. No, mi ha tirato la granata addosso. Visto che roba. Scarichiamo. Andiamo di qua. Comunque anche il clone di Spider-Man, eh? Cioè il clone. Tifoso milanista, con. Ma Valerio chi è? Valerio è. Esatto, tifoso milanista, esatto. Esatto. Adesso vi racconto, ok. Allora, dobbiamo prendere le scorte mediche, dobbiamo salvare delle persone. Io non posso salvare i problemi del mondo. Ti ritornerò il favore. Adesso penso che sentite bene l'audio. Pubblicità 2, lo so, purtroppo io ne ho messe il minimo possibile, minimo di, è proprio il minimo di marca, perché se non le metto io a 30, poi non le metto, me ne mette il doppio, guarda, ho già visto sull'altro canale, devi andare in quel punto lì, mi dice, ok, andiamo, vediamo sul TG, va bene, come al secondo, un secondo soltanto, e arrivo, qua mi stanno sparando, lui è fortissimo, ha i poteri elettrici questo bravo ragazzo, come vedete, questo Cole. Giusto per guadagnare un po' di karma negativo nel gioco. Vieni qua, vai via te. Eccoti questo. Non mi dà abbastanza. Comunque andiamo. Va bene, vengo su Telegram, se a vedere cosa mi hai scritto. Lo so, esatto. Sì, esatto. Esatto. Lo so, guardate... Non lo facciamo apposta, ultimamente sono veramente aumentate, ma almeno sul mio sono meno che altri canali, posso dire quello, in città sono meno di altri canali. Medical Emergency. Ecco qua, guardate attenzione, i poveri civili che subiscono danni. Noi dobbiamo proteggere la brava gente. Roba. Abbiamo i poteri come i Sith, praticamente. Potere elettrico. Boia, mi ha fatto male. Guarda, posso prendere Bio Leech per curarmi. Questo. Si è buggato colma, porco cane. Allora, ogni tanto si bugga, non so. Dov'è? È qui sopra, il cattivo? Eccoli qua. Cattivissimi loro, cattivissimi. Prendiamo anche questo e lo picchiamo.
Ok, è andata benissimo. Ma questa bella settimana sono... Ah, non lo so, guarda, funziona così. Ecco, e qua c'è la cosa di GTA Vice City, GTA San Andreas, quella dei quartieri sbloccati. Classico. Medical Clinic Unlocked, quindi abbiamo una clinica medica, abbiamo sbloccato. C'è altra gente che ha bisogno del tuo aiuto, tienili d'occhio. Stiamo salvando la gente, quindi possiamo... Karma Unchanged, esatto, esatto. Questa missione non cambia il karma, però in realtà è una missione positiva perché abbiamo salvato un sacco di gente. Vediamo la prossima qual è. Vedete qua, qua c'è una cosa fighissima. Qui ti dice, puoi fare una missione positiva o una negativa. Devi decidere tu in base al tuo allineamento cosa fare. Guarda, ma vedi che ci sono le persone messe male. Ma potrei curarle, io posso curare la gente. Vedi, posso curare qualcuno. Oppure posso picchiarli. Ed è divertente, secondo. Finisco qua. Oh. Ecco qua, ci siamo, eh. Dunque. Rotoloni regina. Ecco, andiamo a fare sta missione. Come no, i rotoloni regina. Non sono mica brutti. Non c'ho nulla contro i rotoloni regina. Oh, voglio. Vieni su Telegram. Cerco di esplorare tutta la mappa. Questo fai bene, faccio vedere anche i portieri, che vedete che si sviluppano con i punti esperienza. Ti sfido su Fortnite. Sì, ecco qua. Ok. Evil Mission. Vediamo un po'. 109. Melee 600. Possiamo sviluppare il potere del melee, ovvero gli attacchi fisici. Va bene, Fortnite, esatto, ti sfido su Fortnite, ecco. E qui abbiamo la scelta, o una missione buona, perché mi ha cambiato tutto, Rampage, e devo andare di sotto, ecco questa qua, la missione malvagia, vediamo un po', Star Mission, Rampage, cosa vuole questa me? I poliziotti hanno una grande forza, possiamo buttarli giù, devi far casino e provocare i poliziotti, ok, devo scatenare i poliziotti. Ok, basta. Uffa. No. Assolutamente no. No, tizio, no. Assolutamente. Scatenare. Ecco qua. Mamma mia. Che figo. Sto scatenando tutte le... Che roba. Bellissima. Ma andate via voi! Dovrebbe essere così che si fa la missione, no? Colpisco tutta la gente, la polizia dovrebbe arrivare da me. Dovrebbe. Ecco qua, visto. Devo colpire tutte queste povere persone. Bellissimo. Rampage superviso per... Rampage era bello, ma... Io ho scoperto che su Rampage ci sono delle creepypasta, ne parlerò il 31 ottobre. C'era una creepypasta su Rampage, cioè praticamente assurda, che dicevano che appunto c'erano delle creature che controllavano la mente. È una cosa stranissima, in realtà no, ovviamente. E io, fra l'altro, Rampage era un clone di Godzilla, c'erano Mothra e tutte queste figure storiche che non avevano le licenze, e quindi Rampage era senza la licenza di Godzilla e degli altri. Pazzesco, eh? Ma sto facendo la missione. Dopo questa, però... Si è messi male. Cavolo, ma sei proprio nel portiere dei nemici. Dove devo fare questa missione? Io non ho capito. Manciai, ciao Ema. Ah, ma devo andare là. Ma come devo andare là? Io devo andare là a fare la Rampage. Non ho mica capito. È faticosissimo, ragazzi. È bellissimo, ma faticoso. Come stai, Ema? Scusa, sono un po' agitato perché ho appena avuto la gatta che ha bagnato tutta la stanza. Se non è una bella cosa. Rampage. Mi sa che devo farlo qua. Torno in loop. Va bene, tizio, va bene. Io non so, ragazzi, se riesco ad andare avanti qua. Perché mi sono agitato tantissimo. Mi scuso di questo. Raise the sign. Purtroppo quando succedono cose ci si spaventa. Ok. Via voi. Ok. L'ho fatta. Spazzati via i nemici. Ma come i nemici? Bene. Abbiamo annullato
abbiamo annullato la missione blu, visto? Una missione malvagia fatta, la missione buona è stata cancellata, visto? È fantastico. La sto attirando i poliziotti. Sbagliato. No, non volevo fare questo. No, aiuto. Adesso sono i poliziotti che mi sparano, ragazzi. I poliziotti che mi sparano. Gli sgrassieti. Ah, la polizia, veramente, veramente. Questa qua è una side mission, perciò faccio questa qua. La inizio. Vado dritto. Vado qua. Inizio la nuova missione. E poi andremo a fare le altre missioni di quartiere. Stiamo iniziando a fare sul serio nel gioco. Purtroppo non è Spider-Man, lui non vola dai tetti, non si appende. Però è sempre un personaggio fighissimo. Un po', nonostante sia un po' limitato. Satellite uplink. Questo è utile. La gente ha bisogno d'aiuto, ma non riesco a trovarla. Questa è la missione che ha fatto impazzire Kla. Ma dai, ma stavo facendo la missione. Via voi, via, via. Ma mi ammazzano, avete visto? Climb up the first uplink. Quindi il primo uplink è qui sopra. Devo salire qui sopra. Vabbè. Nulla di grave se la polizia mi lascia andare. Ah, la polizia. Che cavolo, sti poliziotti rompono sempre sti giochi. Mannaggia. Se facessero gli affari loro una volta tanto. Oh. Più su, più su. Perfetto, è andata. Ehi, c'è uno dei cattivoni. Ah, va giù. Oh. Ci potenziamo? No, è una missione a tempo. È una gara a tempo. No, come? È una missione a tempo. Vai. Non ci si può, vai. Ce la puoi fare. Vai. Ok, è andata questa qua. Non so se ce la faccio, ma ci provo. 7 secondi, 6 secondi, 5 secondi. Vai. Ci sono pure le gare in sto gioco. Mannaggia. Vai, 7 secondi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Ho fallito? Ah, ce l'ho fatta. Ma no, non ce la faccio. Non ce la posso fare da qua. Ma io non devo afferrarlo, capito? Fallita. Vabbè, la rifacciamo. Game over. Game over. Come on, let's go. Ok, via qua. Dai. Il potere supremo del Boya's House, dai. Non devo fare nulla, devo soltanto toccarli. Perfetto, perfetto. Andate, andate. Mi va anche più veloce, mi fa lo scatto. Perfetto. Ok, stavolta ce la faccio, eh. Che bella sta missione. Mi piace. Mi piacciono le gare, ragazzi. È la cosa più bella dei giochi open world. Sono proprio le gare. Abbiamo il potere del Boya supremo. Esatto, ma esatto. Mamma mia. Che gameplay un po' scabercio, ma nulla di grave. Poi salta qui. Ok, stavolta ce la faccio, eh. Stavolta ce la faccio. Più veloce, più veloce. 19 secondi. Ok. Vinta, vinta. Campioni del mondo. Campioni del mondo. Mamma mia. È stata bella questa. Missione completata. Neon District. 10% completo. Satellite uplink attivated. Ok. We are the champion, esatto. Mi dice che c'è un'altra missione qua. No, quante ce ne sono? Spy Game, quante ce ne sono adesso? Quante ce ne sono, veramente? Io voglio pure fare questa qua. No forgiveness, nessun perdono. Missione malvagia. Andiamo a fare una missione malvagia, ragazzi. Più divertente. Non c'è nulla di più soddisfacente di una missione malvagia. Le missioni malvagie sono molto carine. Molto, molto carine. No, questa è positiva. Che schifo, una missione buona. Vai, via. Che disgustoso essere buoni. Via, 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 via. Andiamo a fare i cattivi, andiamo a fare i cattivi, mattiamoli tutti. Ecco qua, così. Cosa vuole? Start mission. Ma la mia famiglia è morta nell'esplosione per colpa tua. Grande, c'ha ragione. Tutto bene. Ti farò pagare per quello che hai fatto. No, no, mi picchia. Voleva farmi fuori, ma... Tutta gente... Ah, i poliziotti. Gli sbirri, arrivano gli sbirri. Gli sbirri. Cavolo, ragazzi, questa è tosta.
18, ok. Devo curarmi, non ho più vita, non ho più energia. Sto morendo, Lina. Non c'è qualcosa per potenziare? Sì, c'è questo. Oh, ok, ora ci divertiamo. Bisogna far fuori tanti poliziotti qua. Potere? Ho sbagliato. Vai giù, ma va via te, cosa vuoi fare? Take down. Ok, Dio Lich. Questa qui mi dà più vita a me, vedete? Bellissima, bellissima. Vai giù te, ok. Poliziotto ha fatto una brutta fine. Ancora uno me ne manca. Ah, il poliziotto. Finito. No forgiveness, missione malvagia. Visto, gli nemici non torneranno, né un disti 13%. E guardate che bella roba. La missione buona è stata bloccata per sempre, visto? Ok, mai buoni, questi giochi, mai buoni. Che schifo essere buono. Cioè, in realtà non è vero, perché la prima volta che l'ho giocata da buono, però vi posso assicurare che è più divertente così. Fidatevi del buon Jack, fidatevi del buon Jack. Roba buona non ci piace, roba malvagia ci piace. Ok, comunque andiamo avanti. Altra missione qua. Dirty job, il lavoro sporco. Ok. Abbiamo sbloccato un botto di missioni, comunque. Questi qui sono utili, questi qui sono proprio da fare. Vale. Ah, la gente. Povera gente, non se l'aspettava. Questa qui pensava di salvarsi e noi invece le assorbiamo l'energia vitale, così. Mamma mia, che cattiveria, ragazzi, cattiveria. Andiamo a fare l'altra missione malvagia. Qui dietro. Nel Neon District. Perfetto, andiamo. Perché dice che devo andare su? Giù? Più giù? Perché? Dice che qua, ma non vedo nessuno. Oh, eccolo! Guardate come era nascosto bene. Cosa? Che vuole? Oh, no, boia! Ho sbagliato. Dirty job, mi piace l'idea. Lavoro sporco. So che non hai problemi a sporcarti le mani. Se uccidi questo tipo, devo uccidere qualcuno. Va bene. Archer Square, devo uccidere uno per lei. Archer Square, devo andare lì e farlo fuori, questo disgraziato. Assolutamente, non è un problema. La povera anziana che mi chiede cosa faccio io. Questo qua, ma che faccia che ha? Sì, 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 questo qui lo faccio fuori, poi uno col coltello. Assolutamente, assolutamente lo elimino. Che schifezza di persona. Questo qua. Ecco, l'ho visto. Vergognati di esistere, va, Maria. Se l'anziana mi chiede di ucciderti. Ok, fatta. Oh, ragazzi, se l'anziana lo chiede dovrebbe aver ragione. Torna indietro e richiama la ricompensa. Ok. Abbiamo fatto fuori. Lavoro onesto. Per gente onesta. Lavori onesti per gente onesta. Dai, dai, dai. Finalmente entriamo nel vivo del gioco, eh. Finalmente entriamo. Eccola qua, signorina anziana. Grazie, quel bastardo finalmente morto. Ottieni la tua ricompensa. Ho rubato questo ai poliziotti. Urca! No, i poliziotti, perché? Perché devono sempre rompere? Ma sono i loro i malvagi del gioco. Sono loro i malvagi del gioco. Ma vai via te. Ecco qua. L'abbiamo fritti tutti, tranne questo qua. Ok, perfetto. Colleziona. Ok, andiamo a collezionare queste. Ed è fatta. Missione facile, molto facile. Take the shadow, ok. Siamo più potenti, siamo più potenti. Dirty job, è fatta, ragazzi. Siamo potenziati. Abbiamo conquistato anche questo pezzo di quartiere. Neon distance 16%, ok. Così mi piace. E la missione buona se n'è andata per sempre. Mai più missione buona qua dentro. Yeah! Che bello, non fare le missioni buone. Andiamo avanti, poi, mi dice. Così qui, boh, non so perché è rosso, comunque. Facciamo questa missione qua, Spy Games. Vediamo com'è questa missione. Questa qui è una missione neutrale, come vedete, side mission, però sblocchiamo quartiere, quindi. Non mi interessa quello che dicono in TV, ma non me ne frega nulla.
medicine, and other essential supplies into Archer Square. Officials tell US TV that relief efforts will continue. 2.0 neutrale? No, no, cattivi, cattivi, niente neutrale. Neutrale fa schifo. Neutrale per perdenti. Ecco. Nostro personaggio vincente. Altro che neutrale, cattivissimi. Stiamo crescendo in cattiveria. Ecco qua. Ok, ci siamo. Grande Ema. Ho detto, è la rank attiva questa. La rank attiva, ma come piace a noi. Ecco qua, abbiamo guadagnato altre... Ce ne vogliono altre 4 per guadagnarti più. Dai. Spy Game, gioco delle spie. Uno dei cuorieri dei Reaper passa da qua. Vai a vedere. Non trovo né carne né pesce. Esatto, esatto, assolutamente. Segui il corriere senza farti vedere. È quello lì il cornutone che bisogna seguire. Tanto non sa che ci siamo, siamo ben nascosti. Siamo qua sopra. E lui pensa, nessuno mi segue. Vada, va che pirla, pensa, ce la faccio. Vada. Che stupido, veramente. Ho perso di vista? Spero di no. Com'è che ora sta scappando? Ma no, è questo qui il corriere. Come sta scappando il corriere? Ma che sta dicendo? È qui il corriere. Lo vedi che lì? Adesso si girerà e dirà, ma non c'è nessuno che mi vede. Infatti. Lo seguo. Tanto c'è la luce accesa, lo becco per forza. Vedi che non lo sa che ci siamo. Oh boia! No! No! Esplode! Esplode! Oh no! Perché la nostra tennista Peppe Nello sta mangiando il pane Carasau col Casumarzu. Esatto. Il Casumarzu. Ma dai, ma come ho fatto a vedermi? Io ero dall'altra parte della mappa. Per me ha esagerato, esagerato per me. Non si può vedere la gente da così. Sbirciona. Ciao Matley, benvenuto. Ti dirò quello che dico a tutti, che la verità è Twitch. È Twitch, assolutamente. È Twitch. Come stai? Spero tutto bene, buona serata. Ecco qua. Ciao Ema. Tanto per fortuna Twitch, sono brevissime. Io mi dissocio per quanto appena è stato detto. Ma sì, io bene, a parte i problemi con il televisore, che sono veramente problematici. E il resto è tutto bene. Guarda questa shard. Niente, non ce la faccio, devo scappare lì, altrimenti è game over. La prenderò un'altra volta. Questo qui è il corriere, vero? È questo qua il corriere, devo seguirlo. Ciao Valerio, adesso vado un attimo. Ok, vai tranquillo Valerio, vai tranquillo. Non dipende da Jack, lo so. Ma ho visto ancora. Game over. Questo qui è un bel gioco stile GTA, ma molto, molto, molto diverso. Tutto trama. Azzeccatissimo, esatto. Azzeccatissimo quanto gli è stato risposto, perché purtroppo è vera sta cosa. Ecco qua. Perfetto, noi ci stiamo divertendo, oggi è una giornata rilassante, con un gioco incredibile, a parte il fatto che prima ho allagato la stanza con un bicchiere, perché la gatta si è buttata sopra, pericolosi i gatti, quando fanno certe cose, sono abbastanza pericolosi. Ma vedete il corriere? Non ti piace il suo nome? Nome di chi? Dipende chi ha il nome. Che domanda è? I nomi sono tutti belli. Ma visto. Ah beh, certo che non gli piace, certamente. Infatti l'altra volta ho detto chiamatelo Valerio perché altrimenti è confusionaria la situazione se non chiamate Valerio. Assolutamente vero. Andiamo avanti. Ti credo. No, che bella queste mozze. Andiamo avanti. Scusatemi se sto perdendo in questo livello, è molto molto difficile, però non devo farmi vedere. Dovrei stare più alto che posso, ma non è facile qua.
Come faccio a non farmi vedere qui? Vai pure a passare di qua. No, no, non posso, perché lui attraversa la strada, quindi è impossibile qua. Lo lascio andare lì. Vedete che lo sto spiando da lì in fondo. Sì, no, non è risolta con la TV, magari non è risolta. Grazie, buona continuazione. Purtroppo non è risolta per niente, perché ha comunque dei problemi sta televisore. Da qua non può vedermi, eh. Grazie, grazie, buona giornata. Una Samsung 43 pollici, nuova, 10 mesi. Va bene, grazie, TVTB, ma grazie Stefano, gentilissimo, cavolo, non me lo dicono mai sta cosa, quindi apprezzo. Mi ha visto, ma mi ha fatto vedermi, no, non sono il primo sicuramente, mi hanno detto che sono talmente abituati. Il problema è che l'assistenza, devo andare a prendere quello che ha mollato lì. L'assistenza è a pagamento, è incredibile, nonostante abbia la garanzia, l'assistenza è a pagamento. No, ma no, per carità, no, no, assolutamente, no, no. Ma Stefano è un amico e basta, assolutamente. Occhio alle gufate, glielo dico. Ciao. Ehi, ciao. Facciamo il bio leech, tanto questo qui, ma che poi era esplosivo, non so cosa. Vabbè, fa lo stesso, non mi faccio neanche più certe domande ormai nel gioco. Facciamoci questa, controsorveglianza. Vediamo com'è sta missione. Sembra carina dal nome, controsorveglianza. Salve signora! Ha la mascherina! Sì, speriamo, guarda, speriamo. Io cambierò anche alimentatore per sicurezza, anche se non ho detto che sia quello. Oh, che cos'è sta roba? Sul lato dell'edificio? Ah, sono tipo delle bombe, devo proteggere l'edificio. Vedete che sono missioni buone queste, non sono missioni cattive, non so neanche buone, ma sono. No, ma è veramente diventato Spider-Man, dai. Ditemi che non è Spider-Man, cioè, se mi dite che questo non è Spider-Man, io non ci credo, perché questo è quello che fai con Spider-Man per quando devi disattivare le cose. Cavolo, ragazzi, ma questo è Spider-Man, cioè. Ma faccio sempre in Spider-Man queste missioni qua così. Quella tipo disattiva le bombe sugli edifici. È roba di Spider-Man, come ho già detto. Questo gioco è Spider-Man, praticamente. Questa qua. Comunque dai, non vi preoccupate per la mia TV, ragazzi. Mi preoccupo già abbastanza io. Non preoccupatevi anche voi, dai. Veramente, non preoccupatevi. Cioè, la gestisco, dai, la gestisco. L'importante è che si accende. Se adesso si accende, boh, l'importante è quello. Poi se si spegne ogni tanto, tanto cambierò l'alimentatore. Insomma, anche quello ha dei problemi, perciò. Vediamo. Allora, a vedere. Altre bombe qui sotto. Qui sotto c'è una bomba. La missione è noiosa, eh? Non è una missione bella questa da fare. Non so da vedere, sarà ancora peggio da fare. Verrete bruttina. L'ho vista da buon cla e ho detto, cavolo, che missione noiosa, infatti. C'aveva ragione su questa. Le altre no. Il boss mi ha ripetuto che più ci crasha. Sì, sì, beh. Sì, sì, a me l'ha fatto... Credo ieri. No, era venerdì, mi sembra. Ha creato problemi, non digli di non preoccuparsi, che purtroppo lo fa anche a me. Però vi ripeto, ragazzi, per favore, non ditemi c'è pubblicità, perché sono solo pubblicità. Cioè sono segnati 30 secondi ogni ora, non è una cosa terribile 30 secondi ogni ora. Comunque è obbligatorio averne un minimo, però 30 secondi ogni ora non è una roba eccessiva, eh. C'è gente che la mette 3 minuti all'ora, cioè. O che ti partono 5-6 pubblicità. Lo apre per me, batte. Lo so, me l'hai detto, lo so che lui è gentile. Poi giustamente vede anche un po' che contenuto si porta, se è roba che si può portare. Insomma, giustamente un genitore deve anche controllare queste cose. È giusto che lo faccia, sono più libero, è giusto che lo faccia. Lo dico sempre, ragazzi, tante cose. Mi sembra giusto, alla fine dei conti. Non capisce queste cose. Ma sì, se vuoi spiegarglielo in privato, ma ok. Ah, comunque non è un problema, ripeto, io in ogni caso lo dirò sempre, perché tanto so che non ho colpe se c'è pubblicità, non ho colpe, onestamente. Poi ti manderò anche lo screen, ma non ho proprio colpe, guarda, su queste cose. Ho la coscienza pulitissima, guarda. Di aver messo il minimo, specialmente dopo le ultime modifiche che avevano sfasato tutto, mi avevano più pubblicizzato. Ma perché c'è pubblicità? Va bene, buonasera Valerio, raccontami un po', sei andato avanti con Odyssey? Io sto facendo missioni qua,
e sono bellissime. Infamous, cavolo, sei bello. Infamous è troppo bello. Va bene, la gente sta iniziando a pulire sto posto. Andiamo avanti. Dai, Zeke, smettere di parlare, Zeke. Voglio andare a fare missioni. C'è tanta cosa da fare qua. Tante cose. Ok, andiamo questa qua. Let's go. Abduction, rapimento. No, solo studio. Ma lo studio è importante. Lo studio è importante, Valerio. Lo studio è la base di tutto, perché poi quando hai studiato puoi divertirti, ma prima no. Giustamente, io dico sempre studia, poi ti diverti dopo. Guarda che sta persona sta male. Io potrei salvarla la vita. Questa mano può essere una carezza, può essere un pugno. In questo momento è un pugno, perché vedete? Le assorbe l'energia. Anche questo qua. Mamma mia, che cattiveria. Poraci. Non dà punti esperienza. L'ho fatto talmente tante volte che non mi dà neanche più punti. Questa qua. Io volevo andare qui sopra. Ecco qua. Com'è? Bello sto posto, bello, bello. Yuhu, perfetto. Spero che non ci sia qualcosa che di attivo. No, lo vedo, vedo, vedo dove devo andare. Guardate. Boss, va bene, facciamo la boss fight. Poi ci metto tifoso interista per domani. Boia, mi hanno sparato. Perché non sono brave persone questi. Ok. Avanti col prossimo. No, non ce l'ho fatta. E sono nascoste bene ste shard, però sono utilissime. Allora, su che mi stanno beccando. Chi è? Ma sul tetto? Ma sul tetto l'ignoro, non ho tempo di affrontarlo, veramente. Sul tetto l'ignoro io, ragazzi. Mi dice che devo andare qui. Non ci sono shard qua sopra, quindi andiamo di qua. Dritti dritti da questa parte. Ok, dovrei farcela stavolta, dovrei farcela stavolta. Perfetto, andiamo di qui. Missione nuova. Ciao Raffaele, abbiamo fatto quel gioco di ieri, il Gartic Phone. È stata dura oggi, si vede che mancavi, perché ha vinto il buon Gasmison. Quindi oggi non c'era Alex. Sapete cosa mi prendo? Una pausa dal platino e gioco un po'. Bravo, bravo. Gioca a Brotherhood, dai, se vuoi. Magari gioco un po' a Brotherhood, che vai avanti con Ezio Auditore, da Firenze, che sono da Roma. Vabbè. Boia, ho sbagliato tutto, scusatemi ragazzi. Buonasera Raffaele, grande Raffaele. Io sto facendo questo gioco che è di una bellezza. Ho sbagliato tasto. Erano questi qui che creavano problemi. Ecco qua, siamo potenziati. Allora, qui c'è una roba da prendere, vi ricordo. Se mi lasciassero. Niente, non ti lasciano giocare questi, eh. È bruttissima sta cosa. Sei lì che ti stai concentrando. C'era una shard da prendere. E dov'era sta shard? Qua da queste parti, mi sembra. Purtroppo disturbano questi qua. Allora, come va? Come va Raffaele? Abbiamo affrontato la chat solo follower. Purtroppo male, sempre male in bocca immagino. Mi spiace, mi spiace. Adesso sconfiggo questo. Vediamo un po'. Vado di nuovo qua. Qui era dove mi ero trovato la shard. Oh, cioè, è questa qui quella da prendere. Un secondo. Lo faccio dopo la missione. Sono quasi arrivato. Ho sbagliato. Sembra Spider-Man sto gioco, sembra tanto Spider-Man. Ok, altre 16 per un nuovo core. I denti, hai trovato il problema, è un problema alla radice? C'è qualche dente da asportare? Spero di no, Raffaele, in ogni caso ti auguro il meglio del meglio e soprattutto una pronta guarigione, perché tu sei una persona che non deve soffrire. Ah, cariati, cariati, devo salvare gli ostaggi qua. Ma chi se ne frega degli ostaggi? Okay, è andato, guarda. Ostaggi salvati 7. Va bene così. E noi purtroppo mal di gola. Che yell. Lo so, io ho anche mal di gola. Mia mamma si è tolta il dente per le care. Lo so, il problema è che poi perdi i denti. Il problema è quello. Anche la mia, ha avuto un sacco di problemi al dente. Intanto le fanno male. Una volta gli hanno fatto un impianto,
Questo impianto qua le si è staccato. Pensate, le hanno messo questa cosa al posto di un dente, le si è staccato. Ma sai che fastidio? Hai colpito tutti. Ma la gente festeggia, l'abbiamo aiutati. L'abbiamo aiutati, visto? Abbiamo aiutati tutti. E ora ci chiudiamo la loro energia. Va bene, andiamo a fare questa missione. E noi purtroppo, lo so, ma il Maldigola è terribile, guarda, Maldigola. Star Mission, Hidden Package. Cosa nascosta? Questo qui è bello, infatti. I denti fanno sforzo. Sì, io li lavo 3 volte al giorno. Sono paranoico su queste cose. Ho sempre paura. Show Hidden Package. Mi dice che c'è un pacchetto nascosto lì. Devo andare in questa direzione. Aspetta, è nascosto sotto il boschetto della mia fantasia. Bene, bene. Ma c'è la scritta Ten One Do. Fatemi vedere. Dove devo trovare sto messaggio? Ten One Do. E c'è vicino una sfera così. Secondo me è da questa parte qua. Ecco, l'ho trovato. Pick up. Facile, facile. 5 blast. Pazzesco. No, la carie è terribile, la carie, assolutamente. Infatti è per quello che vado in parlare. Se mi bevo qualcosa di tipo il tè, io poi dopo devo assolutamente lavarmi i denti. A parte quando sono in live che non posso. Hai ragione, Raffaele. Vado a uccidere un mercenario. Vai, vai, torna. Vai bene, divertiti, Valerio. Ma quindi alla fine sta facendo missioni, sta facendo missioni a Odyssey. Counter Surveillance, altra volta contro sorveglianza, queste missioni sono quelle toste. Però mi piacciono, devo dire la verità, io devo sbloccare l'intero distretto. Avete presente GTA San Andreas? Devo fare la stessa cosa, devo sbloccare questo distretto un po' alla volta. E lentamente devo fare missioni così da poterlo sbloccare. Non è una cosa brutta se ci pensate. Non è per niente brutta. Vai via te. Ok. Sta gente è noiosa, sta gente. Sono cattivi. Non sono cattivi, ma sono noiosi. Secondo me assassino un colpo che fai, fallo critico, un colpo solo, one shot. Pam pam pam. Ecco qua, ci sta. Dobbiamo andare qui dietro, Ma mi segna sto suono? Mi sembra il suono delle shard. Ma non ne vedo di shard. Non ne vedo di shard, sono le cose da prendere. Il Reaper si è installato sul... Assassino. Vai. Dobbiamo fare la cosa degli edifici. Sono missioni noiose queste qua così, non sono belle però. Va fatta. E quindi è tutto ciò che conta, ragazzi, bello o non bello. Qua abbiamo pure la gente che ci spara, cosa che non mi fa piacere. Eccolo, guardate dove l'avevo messa. Visto che si chiama Egidio, si commette un omicidio. Sei un eroe, mi dice. Una roba. You're goddamn hero. Un dannatissimo eroe. Cioè, se il mio personaggio è un eroe, io sono vampeta, veramente. È possibile questa cosa di eroe. Aspettate, gatta che apre e chiede la porta. Dai, Micia, vieni. Stavolta non c'è nessuno, nulla che possa fare. Quot, Sid Meier, cos'è sta quot? Ma cos'è sta quot? È sbagliata sta quot. È sbagliata, ragazzi. Cioè, non c'è niente nella quot. È una quot vuota. Boh, devo correggere. Chissà cosa è successo. C'è paninologo, vero? Il paninologo. Vado a prendere il panino dal paninologo. Classico, famosissimo paninologo. Guarda qua. Che figata. Vado a prenderlo qua. Ok, poi. Altra roba qui non c'è, vero? Di qua. Ma chi è il boia Faust che mi sta sparando? Questo qua. Non posso curarmi. Dai, ci sarà un modo per curarsi. Su, curati. Non li vedo i nemici. Però mi segna che ci sono. Va a vedere. Allora, no, ciao Diamond! Grandissimo! Con Gattina Nera siamo delle Isole Vergini. Sì, Gattina Nera era delle Isole Vergini. Era un personaggio fantastico. L'ho creata di una isoletta molto carina. È un personaggio eccellente. Peccato che è stata una carriera fallita, purtroppo, su FIFA 22. C'era Gattina Bionda e Gattina Nera, erano entrambe le due sorelle allenatrici. Come va Diamond? Stiamo provando a fare una missione interessante, ma parecchio difficile. No, non è parecchio difficile, non è vero, è parecchio noiosa, non parecchio difficile.
Ciao, benvenuto, spero che tu non ti annoi, perché io a fare questa missione mi sto annoiando tantissimo. Ma chi è che mi spara? Devo capire chi è che mi sta sparando. Ma questo qui, vai via te. Sono questi che mi sparano. Erano questi che mi sparavano. Tutto bene, oggi sto all'S lunga. Bello, bello, bella l'S lunga. Nella mia città non c'è, però possiamo ordinare da Novara. Possiamo ordinarlo dall'S lunga di Novara. Ciao. È vero che da me non c'è, ma si attrezza lo stesso. Se vuole comprare l'S lunga si può. Una cosa buona. Quindi posso comprare anch'io dall'S lunga quando voglio. Sul web, ma almeno. Andiamo, disattiva. Vediamo se ce ne sono altre qua sopra. Secondo me sì. Siamo solo a 5 su 12, eh. Eccolo, ne vedo un'altra qua. È diventato come Spider-Man sto gioco, è molto molto carino. Non ne vedo altre, strano. Sopra? Sorveglianza, tetto della sorveglianza. Ma dice che ci sono sui lati, quindi non è mai sopra, peccato. Come va? Quindi assassinato o criticato? Diamond, vorrei un tuo parere sul nome del ragazzo tifoso milanista, se ti piace come nome, se pensi che un giorno ti metterei anche tu un nome simile, magari tifoso milanista 2, non lo so, se ti piace quel nome, se te lo faresti anche te, un nome simile. Cosa ne pensi, se ti piace? Ecco qua. No, sono caduto giù, che rabbia, non è rabbia, però. Che tristezza. Mi sta sparando, non è una bella cosa, mi sparo da qua. Ma nascone, mi nascone. Qualcuno lo vede? Non lo vedo, mi sta cecchinando. Oh, questo qua è lui. Ho trovato. Ho rischiato tantissimo qua, però ce l'abbiamo fatta. Ciò va bene. Siamo vivi. Fa vedere. Prendo questa. Sta andando abbastanza, dai. Voglio prendere questa che c'è una shard. No. Ciao Alex, hai visto sul gruppo, ho messo Jack Ross, mi piace il mio nome, ammettilo. Non penso, non lo so, non penso che sia fan. Lui è dell'Inter, lui è vero interista, si chiamava Lautaro, perciò. Ah, la gatta si è aperta da sola la porta, si è arrampicata. Sei contenta, amica? Sei contenta? Vado avanti con la missione, perché questa qua non la finirò mai. Questo qui è il gioco che ha fatto imprecare Kla, Alex. Questo gioco ha fatto arrabbiare Kla e l'ha droppato. Quindi, forza Napoli, ma Napoli è forte, il Napoli è una bella squadra, quest'anno secondo me farà ancora le sue magie nel ritorno, nel giro di ritorno secondo me, farà delle cose bellissime, sono sicuro, non ho dubbi che il Napoli quest'anno farà ancora bene, quindi, assolutamente, quest'anno ci farà divertire. Comunque due cose buone, dai racconta anche qualcosa di buono, meno male Raffaele, non possono esserci solo brutte notizie. Ad esempio la mia TV non è ancora a posto, ho chiamato l'assistenza, devo pagare io l'intervento del tecnico, ma dimmi te se si può. Però adesso non sta dando i problemi che dava prima, quindi speriamo. Speriamo che Orco Cavara fa cacà. Guarda, se sei contro il Fanta, devo cancellare solo perché c'è quella parola, non è una bestemmia, ma ci assomiglia. Oh, ma sono tutti lì, sono tutti in questo punto qua, in questo lato qua. Adesso andiamo a fare le ultime. Comunque ti capisco, Alex, alla grande, quando sei in fantacalcio non vuoi un giocatore che ti faccia tutti i gol, c'hai ragione, porco cane. Non toccate che va, lo so, ma lui ce l'ha contro il fantacalcio, sai che il fanta è una bella grana, se affronti che va a Celia, è fortissimo, io sono super interista, ma mi rimane simpatica la Fiorentina, beh certo, la Fiorentina, ma tu sei di Firenze città, quindi, che figata, bellissima Firenze. La Fiorentina sta simpatica anche a me, comunque. Mi segna che qua, ma non lo vedo. Me lo indica qua. Trovato. Ultima sorveglianza. È fatta, missione fatta. E ce l'ho, fa schifo Kvara, ha fatto un gol. No, ce l'hai, ma... Allora dai, fallo diventare forte, dai. Ti fa per lui che ti fa tanti gol. Guardate chi è venuto a trovarmi, ragazzi. Elettra. Dico sempre che lei non viene mai da me. Ma vale del Casentino, 30 km. Avevi detto che stavi nei boschi. Bei posti, cavolo. Bellissimo. Dai, ma ti invidio il posto. Assolutamente. Qua c'è solo campagna da me. Leggi Jack, certo che leggo. Non trovate che vara sceglie. Fiat a me è arrivato il fresco. Anche da me. Avete visto che ho chiuso la finestra? E sto sempre in mezze maniche, ma stavolta ho sotto
la canotta, quindi in pratica ho due maglie stavolta, strano ma vero. Non gli dico intanto domani cosa farò domani. Domani ci sarà grande, due assassinati che... Aspetta, Valerio ti saluta la gatta, guarda, la bellissima Elettra con gli occhi azzurri. Gatta bellissima di casa, qua tutto campagna, fiume ce l'ho anch'io, campagna pure, sentieri no, e bosco no, proprio bosco, proprio qua manca, qua manca. Ok, andiamo avanti con le missioni secondarie, sblocchiamo la città. Ma guardate com'è bella lei, che bella. E poi non so se ho già parlato, ho finito tutta la tessera. Sì, me l'avevi detto che avevi fatto la tessera del tifoso, finalmente puoi andare allo stadio, te lo puoi vedere. Lo puoi vedere. Sono sempre da un po' allergico al più di gatto. Ti fa colare il naso, ti capisco, purtroppo è un problema comune, guarda. Ecco, guarda che si arrampica sulla mia schiena, mi fa male, mi sta bucando la pelle. Mi sta bucando la pelle. Andiamo a fare questa, comunque il gioco è sempre più interessante, mi dice. Che vuole? Chi è che mi dice di fare qualcosa? Non capisco che vogliono da me. Non gli faccio niente. Andiamo avanti, ok. Stai con altri napoletani? E beh, certo, c'è tutte le persone che si trovano insieme a tifare insieme. Deve essere veramente bello. Deve essere veramente bello. Un tifo unico. Un tifo unico. Deve essere un tifo unico, veramente. Tifosi, tifosi, tutti insieme allo stadio. Però ti capisco, Diamond, l'allergia al pelo. No, che succede? Forse non devo ammazzarlo, ma... Vabbè, chi se ne frega, tanto devo fare fuori questi. Siamo sotto attacco, ragazzi, siamo sotto attacco, dobbiamo proteggere la povera gente dall'attacco di questi Reapers, malvagissimi. Sono più malvagi di noi, lo assicuro. Mi sono caricato. Aspettate, mi ricarichiamo così. Ancora, cosa facciamo con la cosa? Quindi viva l'impero francese! Scherzo che bruci, viva lo zar! Ma sì, ma chi se ne frega dell'impero francese? Ma chi se ne frega dell'impero francese? Specialmente oggi. Mi siamo in là. Scusatemi, ragazzi, oggi è indecisa sta gatta. È tanto brava, ma non sa cosa vuole della vita. E quindi me lo chiede a me. Ma sta frase ci sta. Via l'impero francese, via, via. Tanto ormai l'impero francese è andato a farsi benedire. Ok, è andata, take down. Ci prendiamo un po' di vita. Non è finita, non è finita, ci sono ancora 5 nemici, li vedo qua. Eccoli qua, take wounded kill. Grande, comunque grande la Francia, ragazzi. Cioè, grande la Francia, un cavolo, vuol dire viva lo zar, cavolo, lo zar. Era fighissimo lo zar col potere assoluto, mamma mia. Era il top ai tempi, il zar. Era un top assoluto, guarda. Ho sbagliato tasto. No, mi tira le bombe addosso. Tira le bombe, tira le bombe. Improvvisamente non one shot. E vabbè, dai, Valerio, l'importante è che ce la fai. I nemici non torneranno, visto quanto abbiamo sbloccato. Mi ha sbloccato tantissimo. Assolutamente, non le one shot, sei grande e potente. Però è meglio che stai diventando sempre più forte. Playing doctor, ragazzi, c'è il dottore e l'infermiera, finalmente. La mia missione preferita sarà se c'è il dottore e l'infermiera. Insomma, vediamo se possiamo sviluppare i nostri poteri. Ho 1400 punti esperienza, già comprato, comprato. Questo qui non posso fare. 5 side mission, quasi. 5 side mission. Thunder drop, questo qui è fighissimo. Eh beh, abbiamo potenziato questo poi. Reduce damage. Eh beh, questo è buona. Devo sviluppare anche questo. Melee e Electric Drain. Insomma, interessante. Bisognerà farlo un po' alla volta. Facciamo sta missione, dai. Sto completando il quartiere. Ho mai cercato One Piece? Sì. E One Piece è un negozio di vestiti, perché One Piece vuol dire il vestito un pezzo solo, costume unico, quindi sì. Se tu vai in un negozio di vestiti inglese, sì, voglio il One Piece, ti danno il vestito un pezzo solo. Un poliziotto? Posso fare quello che vuole sto tipo e diventare simpatico? O posso rubarle per conto mio? Esatto. Ma chi se ne frega di voi? Bellissimo, azione malvagia. Ho freddato i poliziotti. Mamma mia. E le piglio per me.
Che missione. Poliziotto non apprezza. Non apprezza, non apprezza il fatto che sono schierato contro loro. Bellissima sta missione. Hai provato sotto il tuo divano? No, non credo, non credo. Sotto il mio divano ho paura di trovare tanta di quella polvere. No, l'ho pulito di recente però. Ci ho provato di recente. Alex, oggi... Vabbè, lo scrivo. Su quel gioco c'era la parola... dico solo questo, ho disegnato la cosa giusta. Ma guarda, Stefano in gamba! Ultimamente sta facendo dei progressi micidiali. Io sono felice di Stefano. Ma lo so. Come lo sai? Come lo sai? Ah, perché c'era scritto nello screen. E quindi ho dovuto mettere sto tipo qua, che con la legna, barbuto. Lo so, non mi ero dimenticato che c'era anche quello. Abduction. Ok, rapimento, ragazzi. Abduction, come gli alieni. Alex, ma sai che c'è sto sound qua? Questo sound qua? Che è bellissimo, aspetta, sto sound qua. Te lo ricordi? Fiorentina, bellissimo. Grande la fiore. Bellissimo, c'è anche Juventus, c'è anche quello, il punto esclamativo Juventus. Alex, adesso hai i sound sub, perciò abbiamo tutti i sound tamarissimi per... A me piace questo, ragazzi, a me piace questo. Non ci chiederete di Silent Hill, nessuno l'ha detto. Silent Hill c'è questo sound. Un cane che fa woof woof su Silent Hill 2. Mi hanno quasi ucciso. Andiamo. Abduction. Domani in Wolfenstein, ragazzi. Forse lo finiamo. Ma figurati, guarda, me l'hai chiesto ed è una cosa che me l'avevi chiesta tu, giustamente. L'ho fatto perché me l'hai chiesto tu. Se tu mi chiedi una cosa è giusto che la faccio, cioè ci mancherebbe altro. Dobbiamo affrontare i Reapers qua. Senza colpire gli ostaggi, ho già ucciso un ostaggio. Vabbè. Chi se ne frega degli ostaggi? Ma chi se ne frega se muoiono? Tanto sono ostaggi. Attenzione, mi stanno uccidendo loro. Sono messo male, Mi ha ucciso. Game over. Toste. Che facciamo? Poveri ostaggi. Ho colpito un ostaggio, ma non l'ho ucciso. Buona. Così questo qua. Dai, succhiamogli la vita. Meno ne colpiamo, meglio è. Così ci dà più soldi. Eh beh, tutti vivi, dai. Ce l'ho fatta? Ancora questo. Dai, vai te. Salvati tutti. Un santo. Ciao Rinoa, ciao, stiamo salvando la gente. Siamo malvagissimi, ma salviamo la gente. Che gentilezza che stiamo combinando in questo gioco. Questo qui è Infamous 1. Lo rimetto il titolo. Infamous. Evil Karma, ecco qua, perciò stiamo giocando come karma negativo, è divertentissimo. Guarda, la gente festeggia, li abbiamo salvati, e io li scaramento via. Chi se ne frega della gente. Questo qui lo lascio andare, dai, lo lascio andare. Recuperiamo un po' di energia. Ecco qua, li abbiamo salvati, perciò mi hanno pagato, per aver salvato la gente, e io ci guadagno comunque. Va bene, abbiamo ancora una missione secondaria da fare, Grave Danger, pericolo grande. Comunque, fra l'altro, ma siete bravissimi voi nel doppiaggio. Comunque, Until Dawn non è un gioco facile. Cioè, Until Dawn, dai, è questo Until Dawn. Comunque, The Quarry, lo chiamo sempre Until Dawn. Ho distrutto uno o quattro livelli più di me. Fantastico, Valerio. Devo farlo. O gioco facile, o gioco buono, o gioco cattivo. Ho chiesto, volete buono o cattivo? È ovvio che, conoscendo la mia comunità, mi hanno detto, gioca cattivo, Jack. Ma gioca cattivo. Questo qua è tosto, è una specie di spettro. Sono tutti quei superpoteri perché c'è stato un incidente. E alla fine è Spider-Man. Mi ha vinto. Ma che sono?
poi gli ho tirato la granata addosso. Che poi non è mia la granata. Se riesco a colpirli. Vieni qua. Si stava curando il simpatico. C'è altro. Se lo becchiamo. Ci sarà un modo per salire qui sopra, dai. No, non c'è. Musichetta tamarrissima. Guarda che c'è una shard. Che bello. Questi qui ti potenziano la vita se ne trovi abbastanza. È veramente come Spider-Man, eh. È il padre di Spider-Man questo gioco. Della Sucker Punch. Doggo, doggo. Grazie, se ne vedi, speriamo solo cazzate rare. È quello che funziona. Quello è il miglior doppiaggio. Non fare il doppiaggio sero, ma sparare cose che vi vengono. È quello che funziona. Grazie per il doggo. Facciamo una cosa per Blue Rinoa, che sono sicuro che gradirà. Oh yeah, ecco qua, ce l'abbiamo. Avete visto che bello? Abbiamo un po' di luce in questa stanza. Ecco, e buon, finite le missioni secondarie. Finite le missioni secondarie. Abbiamo da fare la principale. La iniziamo adesso, iniziamo la prossima volta, vediamo. Tanto, ancora un po' di tempo ce l'ho io. Se ci siete voi, ci sono anch'io. Se non ci siete, se stacco, perché posso, vi lascio andare a mangiare nel caso. Non è un problema, eh. Non è un problema, ragazzi, assolutamente. Comunque, oggi è bella giornata, veramente. Tanto retro gaming PlayStation 3, come vedi. Vecchio cavo controller da Play 3. DualShock 3, proprio, DualShock 3. E stiamo andando avanti. Con questi bei gioconi incredibili. Quanto mi mancava giocare alla Play 3. Un po' che non ci giocavo. Adesso mi sono ripreso la rubrica. Era solo una scusa per poterci giocare, la rubrica, in realtà. Perché io amo la Play 3. Quindi... andiamo a vedere. Andiamo qui. Già se riesco a saltare su. Sì, riesco. Avevo visto forse qualcosa... No, non ho visto niente. No, non è roba da prendere quella. Vedete che mi sparano questi, ma li ignoro. Anche se mi sparano è meglio. Ok. Vedo che c'è qualcosa qua. C'è qualcosa qua da prendere. Ci provo, eh. Ho la gatta che si sta spaccando la porta. Dragon Ball GT. Ma cavolo, la devo mettere. Hai ragione, Raffaele. Hai ragione. Se la chiamo GT, te lo metto. Raffaele, mi hai dato una bella idea. Sperando che non me la copyright strikeano come tutto, ma va bene. Ho dovuto togliere Ben Neil per quel motivo lì. Sai che c'era Ben Neil. Ho dovuto toglierlo per il copyright strike. Mannaggia. Diventa una brutta cosa quando devi togliere la roba bella che piace e che diverte. Quanto quella canzone è vecchissima, fra l'altro. Anni 60. Ok, facciamo fuori i Reapers. Fear the Reaper. Fear the Reaper. Pa, 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 pa. Ecco qua, ci siamo, avanti. Qui sopra la missione. Era quella dei Blue Oyster Club, Don't Fear the Reaper. Bellissima canzone quella. Avanti, sempre più su. Ecco, buon, siamo arrivati. E abbiamo iniziato la missione, High Ground, territorio alto. Come la canzone dei Red Hot Chili Peppers, Higher Ground. C'è una torre alta. Le canzoni una volta più... Ma assolutamente vero, è difficile trovare canzoni bellissime oggi. Ce ne sono, però sono meno. Cioè, secondo me, veramente, più vai indietro, più trovi dei pezzi che hanno dei... Concordo, perché voglio dire, io sono a fan dei pezzi anni 80-90, moia. Moia c'era quella là, quella lì, com'è che si chiamava? Bella, bella quella, mannaggia. Spiegami la storia del gioco, Valerio, intanto sto morendo perché l'acqua lo uccide. Tu sei un normale corriere che fa una consegna e tipo fa esplodere l'universo, la città e ottiene dei superpoteri elettrici. Devi capire perché. E soprattutto tutta la città ti odia perché pensano che è colpa tua che sono tutti morti. Oh, guarda che sono rimasto elettrificato, che figo. Ma è bellissimo. Mi sa che non lo devo fare adesso sta cosa, eh. Sono circondato dai nemici. Scappiamo, scappiamo, che altrimenti questi mi fanno fuori. Rotoloni regina un'altra volta. Quindi insomma, la storia è molto bella. Tu sei questo supereroe involontario. E puoi diventare un grande eroe o puoi fregartene e farti gli affari tuoi. E tutto ciò che fai deciderà il corso della storia. Quindi adesso, al momento, siamo semplicemente degli sgherri. Siamo uno sgherro, un tug. Charge up la torre. Devo potenziare la torre con R1. Torre potenziata. Ora devi recuperare l'elettricità al neon. Ah, buona cosa, già giusto. C'abbiamo un quartiere che è mezzo quartiere che non ha elettricità.
Vedete questo quartiere qua? Non ha elettricità, dobbiamo ripristinarlo. Mi rallenteranno questi tipi. Anzi, mi massacreranno, dice. Meglio ancora. Stai in alto, dice. Stai al territorio alto. Proviamoci. Mi farei ammazzare. Questa qui è dell'FBI, lei è cattivissima. Concordo. Quindi, insomma, io diventerò un criminale gangster in fai. Io sono... Al momento è semplicemente... Gas station. Dice che posso... Devo curarmi con quella. Giusto? Non ho più energia. Questa era la missione che aveva fatto impazzire. Ma no, ma c'ero già lì. Posso ricaricare completamente la mia energia qua. Vedete? In realtà non è completa, però. Bene, io devo andare in quel punto lì. Ok. Ho capito come fare. Perché mi dice che c'è qualcosa qua, non c'è? Mi prende in giro, però c'è questo, dai. Una shard. Mi potenzio. Ancora una e mi potenzio. No, questi qui mi faranno malissimo questi. Scappo, scappo. Io non affronto nessuno perché voglio andare avanti. Altrimenti mi massacrano. Lo so che... Com'è che devo andare lì? In quel punto lì. Guardate quanto è lontano. Sono nel territorio nemico, quindi mi sparo a tutti. Non posso andare nell'acqua. Lui, purtroppo, essendo elettrico, è come elettro. E mi insultano, mi ripeto, bastard! Vedete che bello, la città ti odia. La città ti odia. Pensano che sei tu la ragione per cui è successo questo incidente. In realtà non è vero, eh. È stato incastrato lui, è stato incastrato. Diventerò un criminale gang. Esatto, esatto. Andiamo a potenziare questa. E mi consiglio di rimanere in alto perché a terra mi fanno fuori. Adesso vado su. Sì, ma sono troppo forti veramente. Dov'è che devo andare? Sopra o sotto? Sotto. Lì, alla macchina. Ma siamo sicuri? Non sono convinto di sto posto, eh. Onestamente non sono convinto di sto posto. Mi dice che devo star qua, ma non c'è niente qua. Usa. Ah, la... bellissimo, la fogne. Siamo letti nelle fogne. Oh. Nonnetta, 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 rizzo, rizzo, onorina. Ecco qua. Ok, andiamo. Andiamo avanti, ragazzi. Immancabile. Esatto, esatto, immancabile. Scusatemi, ragazzi, ho quasi finito, qua nel gioco. Solo sta cosa qua. E poi per oggi stacco veramente. Domani faremo Wolfenstein, quindi domani... affrontiamo London Monitor, il boss di Londra, il mega boss di Londra. È anche bella Londra, bella da vedere, ma non c'è molto da esplorare perché è piena di zone controllate, ma comunque Londra è Londra. Poi andremo a Berlino, si va a Berlino, Beppe, si va a Berlino. E a Berlino c'è la sede di cattivoni del gioco, ecco qua. Questo, io amo sta cosa. O devo assorbire? No, devo... assorbire la messa, scusate. O no? Sì, sì, sì. Sta potenziando, vai. Potenzia, potenzia. O di qua. Di qua. Caricata, caricata. Tutte e due insieme. Perché non va? Non capisco, cosa ho sbagliato? Che mi dice la missione? Boh. Sono arrivato. Un po' si è sbagliato. Mica arrampica. Ristabilisci il circuito, ecco qua. Ristabilisci il circuito, ragazzi, scusa. Ecco qua, visto che figo. Ah, potente. Elettro lui, elettro. Abbiamo dato elettricità e abbiamo ottenuto un nuovo potere. Lancio le granate esplosive, bello, 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 bello. Le granate esplosive, ragazzi. Shock grenade, L1 e quadrato. Contro chi la posso provare, sta roba? Boh, contro nessuno, ma... Se trovo dei nemici la provo, sappiatelo. Voglio proprio testarla bene e dar fuoco e colpire la gente. Ecco, ecco. Distruggi l'ostacolo con la shock grenade, bello. Vedere? E poi esplode. E l'ho distrutto, visto? Fantastico, adesso posso sbloccare nuove zone. Me ne vado via da qua, me ne vado via da qua. George è quello che mi ha chiamato, ha detto che aveva un pacco per me.
C'è un misterioso George qua. Potrebbe essere il cattivo. Potrebbe essere il cattivo. Cucù, granata. Visto che roba. Funziona. Dice, ogni volta che qualcuno ti dice di aprire un pacchetto succede qualcosa di brutto. Esatto, esatto. Ma lui è un corriere. Siamo quasi andati via da qua, dai. Manca poco. E siamo arrivati. Chi è? Chi è? Non lo vedo, non lo vedo, mitragliatore. Bella sta missione, quanti gradi? Va bene, glielo chiedo, scusami Raffaele, stavo facendo la missione, scusa un secondo, glielo chiedo subito. Xa, quanti gradi ci sono a Eboli? In questo momento, a Eboli Campania, la temperatura è di 14 gradi Celsius. 14 per gradi? La minima prevista è di 13 gradi. Buona serata. Buona serata, ti dice, beh, gentile almeno. Ok, ho fatto fuori questo, invio. Ultimo, dai. Fatto fuori, guardate. Dovremmo aver sconfitto tutti, quindi posso andare tranquillo. Belle missioni queste, veramente belle missioni. Missione importantissima di trama, eh. Si sta sviluppando bene il protagonista. Oh, siamo quasi alla fine delle fogne, dai. Eccolo, l'ultimo nemico. Freddino, sì. Da me ci sono 14 gradi, si sta bene. Infatti sono in mezze maniche io. No, mi ha buttato nell'aria. Mi ha elettrificato. Muoio se vado in acqua. Elettrico. Elettrico, fa una brutta fine nell'acqua. Adesso lo so che arriva. Non colpisco più. Lo so che voi siete quelli che esplodono, lo so. Pazzi furiosi. Ok. No, l'altro. No, che no. Mamma mia, sei pericoloso. No, con, mi devo curare perché qua sono messo malissimo, come vedete. Gli assorbo l'energia, rip. Lo so, brutta fine. Dove devo andare? Non di qua, di qua. Non è qua, è qua, non è qua, non è qua. Allora, decidiamo. Questo qua. Potenziamo il generatore e l'intero quartiere recupererà la luce. Grazie a noi. Siamo dei santi proprio. Ma dove? Siamo dei santi, guarda che santi che siamo. Stiamo uccidendo tutti, ma... Quelli erano cattivi, però... Nelle missioni principali di solito fai cose buone, di solito, eh. Di solito. Tipo proteggere il quartiere, bla bla bla, cose noiose. Bel lavoro, Cole. Missioni malvagie, non so perché mi dice che sono diventato più malvagio, io non ho fatto nessuna scelta malvagia, ma... Comunque sia, ben fatto, mi piace aumentare la malvagità di sto gioco. Ora ci dice che possiamo fare aumentare la shock grenade. 1200 punti. Ok, è andata. Siamo potenziati ancora di più. Quindi adesso stacco, salva è data, salva il gioco e siamo a posto. E siamo a posto, ragazzi, per oggi. Grazie mille per essere stati qui con me. Andiamo a vedere se c'è qualche persona da raidare. Non c'è Blue Rinoa, come abbiamo già visto. Non c'è Blue Rinoa. Peccato davvero.